Boom! I team of the season sono arrivati. Non farteli scappare. Igivolt è il sito che va per te. Economico, affidabile e il più veloce in assoluto. Passa in descrizione per il link e un ulteriore sconto. Di verde speranza son vestito, perché questa sera si gioca assolutamente la partita dell'anno, la partita che tutti gli juventini e tutti gli amanti del calcio stavano aspettando, perché la finale di Champions tutti gli anni è una delle partite più attese dopo mondiali ed europei. Intanto fermatevi subito, facciamo arrivare questo video a 3000 like prima di immediatamente, che se arriviamo a 3000 like vi porto delle serie bellissime su tutte le squadre di Serie A che ho già in mente per quest'estate. Vado a spiegarvi anche un attimino il titolo, perché così è abbastanza non clickbait ma accattivante. Perché Cristiano Ronaldo farebbe panchina alla Juventus? Perché Mario Sconcerti ha pronunciato questa frase. Chi non lo sapesse, Sconcerti è un opinionista che l'anno scorso lavorava a Sky e quest'anno lavora in Rai. Ho una foto con lui, eccola qua. Non so quanto serio fosse Sconcerti nel dire una cosa del genere, perché io da tifoso juventino posso assicurarvi che un posto titolare nella Juventus e Cristiano Ronaldo lo troviamo assolutamente, a costo di rivoluzionare la squadra completamente. Ma dato che questa sera si giocherà la finale di Champions, dato che purtroppo non sono riuscito ad andare a Cardiff a vederla nonostante mi fosse stato promesso il contratto, ho deciso di provare a pensare a che squadra potrebbe venirne fuori, ibridando le due formazioni, scegliendo gli 11 giocatori migliori, andandoli ad adattare a un modulo in particolare, il 4-3-3, che è sempre quello più offensivo, sempre quello più bello per gli amanti del calcio. Intanto vi invito a passare qui sotto nei commenti, oltre a lasciare like e a scrivermi la vostra formazione, la vostra top 11 per Juventus Real Madrid, e se questa cosa vi piace la possiamo replicare per altre partite in futuro. Ma adesso andiamo a iniziare sicuramente subito la classifica, perché ci sarà abbastanza da parlare, da discutere. Partito a partito, suave suave sito. Va bene, in porta non potevo assolutamente prescindere, non potevo assolutamente non scegliere il nostro, non solo capitano della Juventus, ma il nostro capitano della nazionale italiana, quindi Gianluigi Buffon, perché Buffon credo che sia il portiere più forte che andrà a giocare questa finale, o comunque che sia presente in tutta Cardiff in questa magica nottata, e quindi Buffon va lì, non c'è neanche bisogno di dirne tante. L'unico modo che ha Buffon per vincere il pallone d'oro, e per quanto mi riguarda, l'ho sempre detto, finché ci sono Ronaldo e Messi è giusto che lo vincano loro, ma se Buffon questa sera, intanto faccio gli scongiuri perché mi sembra logico fare così per un tifoso juventino, se Ronaldo dovesse sbagliare due rigori e due parate di Buffon, beh allora lì magari se la Juventus dovesse vincere la Coppa Buffon potrà avere qualche minima speranza di vincere il pallone d'oro. Diversamente la vedo dura, perché nonostante la carriera fantastica, nonostante l'uomo importante che è Gianluigi, Ronaldo e Messi sono comunque Ronaldo e Messi, e dopo di loro penso che ci siano già i vari Neymar, i vari Dybala, i vari Mbappé, e quindi è difficile per un portiere ed è difficile per qualcuno che non sia un attaccante, anche perché comunque è lo sponsor, è il giornalista, è il tifoso che ci gode, che è contento a vedere un personaggio del genere in quella tipologia di premio. Difesa a 4, come abbiamo già detto, perché è un 4-3-3, partiamo dal terzino di destra. E quest'uomo l'ho un attimino massacrato durante questa stagione, perché in campionato non mi è piaciuto tantissimo, ma chi era piaciuto in campionato all'inizio, non, diciamo che non ne sapeva tanto di calcio, si accontentava solamente del nome. E invece adesso Dani Alves è finalmente prontissimo per entrare di diritto nei migliori 11 di questa sfida, perché in Champions comunque ha fatto la differenza. Nella doppia sfida, nel doppio confronto col Barcellona, ha tenuto a bada Neymar come solo lui sa fare, perché comunque con Neymar sia da Barcellona sia nel Brasile ci ha giocato, e come. Nell'andata e nel ritorno col Monaco, tre assist e una rete addirittura hanno permesso alla Juventus di arrivare finalmente a Cardiff in questa finale da sogno contro il Real Madrid. E quindi Dani Alves, dopo il brutto infortunio, dopo il brutto avvio, si è finalmente acceso, si è finalmente ripreso ed è tornato probabilmente il laterale destro migliore del mondo. All'inizio preferivo Lichtsteiner, adesso non posso assolutamente dire questa cosa, perché Dani Alves è in formissima e spero che questa sera contro il Real Madrid, che è la sua rivale storica, possa essere ancora più in forma. Dai Dani, credo in te. Difensori centrali in questa sfida sono forse il fiore all'occhiello, perché tra Juventus e Real ci sono veramente dei nomi incredibili. La BBC, Barzagli, Bonucci e Chiellini, insieme a Rugani e Benatia per la Juventus. Nel Real Madrid invece ci sono Sergio Ramos, Varane, Pepe, insomma tantissimi giocatori di altissimo livello, anche Nacho Fernandes. Però devo dire di aver individuato per primo un difensore che è della Juventus, e per quanto mi riguarda in questo momento è uno dei primi tre al mondo in assoluto, che è Leonardo Bonucci. E sapete benissimo quanto io adori, quanto io stimi Leonardo Bonucci, che considerazione alta io abbia di questo grandissimo difensore centrale, di grandissimo
uomo legato alla Juventus, perché comunque Bonucci è da noi da 7 anni, se dovesse rimanere anche il prossimo si entrerebbe quasi nella storia di diritto alla Juventus, anche se comunque c'è già, perché è un perno insostituibile della nostra difesa e penso che il posto da titolare assicurato nei migliori 11 ce l'abbia assolutamente. Mi auguro in una sua non cessione, perché comunque le big d'Europa lo vogliono tutti. E l'altro, ahimè, non poteva che essere l'uomo che in finale la decide sempre lui, e speriamo che questa sera possa andare diversamente, perché il capitano del Real Madrid, quindi Sergio Ramos, ha un attimino rotto di fare sempre questo giochino del gol di testa, di sollevare la Champions, perché insomma non è che la possano vincere sempre loro, non è che in 4 anni possano arrivare 3 volte in finale e vincerla tutte e 3, non è che Sergio Ramos può avere tutte te le foto in cui tiri sulla coppa. C'è Gigi, poverino, che ne ha già perse 2, ne vorrebbe vincere almeno una. Quest'estate, durante il bellissimo percorso che ho fatto con 90min, durante gli europei di calcio, ho avuto modo di confrontarmi con dei tifosi del Real Madrid e mi hanno detto che Sergio Ramos è un attimino in fase calante, anche se a livello offensivo, a livello di gol, sta segnando tantissimo, come difensore centrale è un po' calato. Speriamo che questa cosa sia vera. A sinistra ho fatto veramente fatica, perché Marcelo e Alex Sandro sono due terzini sinistri fortissimi, tutti e due brasiliani, velocissimi, tecnici, con un dribbling fantastico, con una visione di gioco superlativa e con un piede molto, molto, molto educato. Ma ho deciso di lasciar spazio a Marcelo, intanto per la maturità, perché Marcelo, essendo un po' più vecchio di Alessandro, ne ha viste, ne ha giocate di più, e perché comunque è anche a livello di nazionale brasiliana il titolare ancora sulla carta. Alessandro non riesce a trovare posto nella nazionale brasiliana e questo mi fa un attimo storcere il naso, perché ce l'avessimo noi a sinistra uno così. Però questo è stato uno dei ballottaggi più difficili in assoluto che sono riuscito a trovare, ma ho scelto Marcelo. A centrocampo, centrocampo a 3, vi dico subito che l'unico juventino lo schiero davanti alla difesa, e anche qui c'era un po' un ballottaggio perché tutti e 3 centrocampisti della Juve in realtà si equivalgono. Quest'anno mi è piaciuto in maniera particolare Pjanic, potevo metterci benissimo Khedira, potevo metterci Marchisio che sta iniziando a entrare in forma adesso, ma Pjanic comunque, per quanto mi riguarda, ha fatto un bellissimo anno alla Juventus, il primo anno alla Juventus, con tanti gol, tanti assist, tante belle punizioni, tante belle giocate. La svolta è arrivata ovviamente con il cambio di modulo, quando si diceva che Pjanic e Khedira in un centrocampo a 2 sarebbero stati troppo poco per gestire le ripartenze con 4 attaccanti, e invece Pjanic lì è diventato maturo, un po' più maturo di quando è arrivato dalla Roma, e ha iniziato anche a metterci la gamba, quindi l'abbiamo spostato più lontano dalla porta, ma Pjanic ha acceso il cervello, Pjanic ha acceso i muscoli e Pjanic ha iniziato a giocare veramente molto meglio, quindi Pjanic davanti alla difesa lo metto. Dei due centrocampisti vorrei parlare insieme praticamente, perché sono le due mezze ali forse più belle che vorrei all'interno della Juventus, ne ho già parlato anche l'anno scorso in chiave calciomercato. Kroos e Modric sono due centrocampisti che mi fanno letteralmente impazzire. Allora, Guardiola sa bene che per riformare il Manchester City ha bisogno di giocatori che giochino la palla, l'ha detto anche l'altro giorno, e infatti ha speso 80 milioni subito pronti via per prendere un giocatorino dal Monaco. Ovviamente sto parlando di Bernardo Silva, e 80 milioni di euro sono veramente tanti, ma è un giocatore giovane e con una tecnica incredibile. E con Kroos e Modric a centrocampo, beh, diciamo che fai fatica a perdere la palla, quindi sono insostituibili. E per quanto Khedira mi piaccia tantissimo, Kroos e Modric sono di un altro pianeta, e tra l'altro giocavano tutti e 3 insieme, forse tutti insieme no, però sicuramente Khedira e Kroos nella Germania sono il perno di centrocampo, e guarda caso centrocampo 2, proprio come quello della Juve, e guarda caso in Pjanic abbiamo ritrovato proprio Toni Kroos per quanto riguarda la Juventus. Così come vorrei mettere subito titolare quest'uomo, Cristiano Ronaldo, in questo momento il più forte giocatore al mondo, io sono un messiano più che un cristianese, diciamola così. Però devi dare a Cesare ciò che è di Cesare, quest'anno è giustissimo che vinca il pallone d'oro Cristiano Ronaldo, comunque vada questa sfida, perché comunque il più forte al mondo in questo momento è lui, è il più in forma, è quello che nelle grandi occasioni non manca mai, che porta sempre la sua squadra ai traguardi finali. Speriamo che questa sera non alzi la coppa, perché ne ha già vinte troppe. L'anno scorso ha vinto sia Champions che Europeo. Adesso Cristiano, io voglio capire che tu voglia vincere qualsiasi cosa in carriera, però lascia qualcosina anche agli altri. Cioè, io veramente sono disperato. Però un giocatore fenomenale, e lasciarlo fuori dalla top 11 mi sembrerebbe un delitto. Probabilmente c'ho già i carabinieri davanti casa. No, quelli ce li ha sconcerti. E gli ultimi due, anche qua, li voglio trattare insieme, perché sono un po' i gemelli del gol della Juventus. E non sono ovviamente Mark Lenders e Oliver Hutton, ma sono Dybala e Higuain. E
vedere questi due giocatori, questi due argentini, che si trovano per la prima volta all'interno di una squadra, perché comunque Dybala da Palermo è andato alla Juventus, Higuain dal Napoli è andato alla Juventus, si sono trovati quest'anno in assoluto, non si erano mai incontrati prima, non avevano mai giocato insieme in una squadra di club, e hanno ovviamente un'affinità particolare che li lega. Devo dire di essere molto soddisfatto del lavoro di Dybala e Higuain quest'anno, e abbiamo toccato il massimo, abbiamo toccato il picco ancora una volta con il cambio di ruolo, il cambio di modulo. Allegri è stato veramente fenomenale in questo, a mettere Dybala quasi a fare il centrocampista, il raccordo tra il centrocampo e Higuain e gli esterni e Higuain, perché Dybala è veramente un palleggiatore incredibile, è un uomo che non fa la punta, è un attaccante che non fa la punta, è un attaccante che si sacrifica, e questo permette a Higuain di segnare di più, quindi Dybala sta segnando meno, Higuain sta segnando di più. Speriamo che il trend possa rimanere questo o che possa invertirsi, perché con il Barcellona abbiamo visto un Dybala molto più vicino alla porta e un Higuain molto più lontano, dietro a Dybala, tra il centrocampo, quindi un attimo le posizioni invertite, magari per non far capire niente a Luis Enrique, che probabilmente aveva studiato la Juventus. Chissà che Allegri non ci stupisca ancora una volta, perché Zidane sicuramente la Juve la conosce bene. E quindi ecco la formazione titolare, la andiamo a ripetere ancora una volta: Buffon in porta, Dani Alves e Marcelo sugli esterni, ovviamente due terzini brasiliani forse più forti in questo momento, Bonucci e Sergio Ramos, Pjanic davanti alla difesa, Kroos e Modric a centrocampo, e Ronaldo a sinistra, Dybala a destra e davanti il Pipite Higuain. Insomma, una formazione veramente molto molto forte. Mi piacerebbe vedere questi 11 insieme e cosa potrebbero essere in grado di fare. Ancora una volta ragazzi, mettete like, arriviamo a 3000 like prima della finale di stasera, diamo un risultato forte a questo video, scrivete le vostre formazioni qui sotto e io vi lascio con delle clip di alcuni amici e di alcuni youtuber che trattano il calcio, che spiegano le loro formazioni, le loro top 11 di Juventus e Real Madrid. Ciao ragazzi, andiamo a gustarci la partita. Faccio il segno della croce e fino alla fine. Forza Juventus. Ovviamente in porta Gigi Buffon senza indugio. Difesa 3 con Chiellini, Bonucci e Sergio Ramos. Centrocampo a 4 con Bale a sinistra, Dani Alves a destra e al centro abbiamo sia Modric che Pjanic. In attacco trio delle meraviglie composto da Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo. Ciao Davide, Luca, un abbraccio. Sono col vostro idolo. Ciao, ciao, grazie. Buffon, ovviamente. Poi difesa con Sergio Ramos, Bonucci. Direi che ci sta tutta. Terzino sinistro sono un po' combattuto, sai, perché Marcelo Alessandro, guarda, io ti direi Marcelo per l'esperienza. Terzino destro ovviamente Dani Alves. Centrocampo con Zidane, sto scherzando, centrocampo ci mettiamo Modric, Kroos ovviamente, e guarda, è l'innominabile, top, ci mettiamo lui. Attacco con un Dybala in una posizione un po' non sua, ci mettiamo un Higuain, Bale anche se non gioca. Ronaldo non lo metto perché Sconcerti ha detto che farebbe panchina alla Juventus, quindi no. 4-2-3-1, fra i pali Gigi Buffon, difensori centrali Bonucci e Sergio Ramos. A destra metterei Carvajal, mentre a sinistra andrei a mettere Alessandro, che secondo me vince il ballottaggio con Marcelo. Centrocampo a 2 con Modric e Kroos. Sulla tre quarti andrei a mettere il trittico Bale, Dybala e Cristiano Ronaldo, tutti a supporto dell'unica punta, Gonzalo Higuain. Qui Lucchino, allora, formazione Juve Real Madrid, best possible 11 possibile, 4-3-1-2, Buffon in porta, assolutamente non c'è storia, tanto il semaforo è rosso, non preoccupatevi, se guido. Difesa 4, da sinistra verso destra, Alessandro. Poi ci mettiamo Sergio Ramos, poi Chiellini, poi Dani Alves, centrocampo, Toni Kroos che dira, Modric, Dybala, dietro le due punte Ronaldo e Benzema. Questi per me sono i migliori. Ciao bello. 4-2-3-1, semplice semplice, in porta Gigi Buffon, nessun dubbio su di lui, difesa partendo da destra Dani Alves, al centro Bonucci, Sergio Ramos, sulla sinistra Marcelo, personalità incredibile e per questo lo preferisco ad Alessandro. Centrocampisti centrali, la coppia Modric, Kroos, i tre dietro la punta partendo da sinistra, CR7, Paulino Dybala e Gareth Bale, e prima punta a sorpresa, non il Pipita, ma Karim Benzema.
Mourinho! Abbiamo detto, in porta Buffon. Passiamo alla difesa con Sergio Ramos, Bonucci, Marcelo e Alexandro. Ci spostiamo a centrocampo con Modric, Kroos e Khedira. E in attacco mettiamo Benzema, Ronaldo, Dybala. Tra i pali ovviamente ho messo Buffon. Difesa a 4, da sinistra verso destra Alexandro, Sergio Ramos, Bonucci e Carvajal. A centrocampo Toni Kroos, Modric e Dybala al supporto del tridente. E ovviamente lì davanti i tre pezzi da 90: Gareth Bale, Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain. Ah, e ovviamente finale forza Juventus. In bocca al lupo per sabato sera e fate vostra questa coppa. We'll be right back.